Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio dare tre consigli utili per aiutarvi a perdere peso molto velocemente seguendo uno stile di vita sano. Spesso ci sono molte persone che hanno bisogno di perdere qualche chilo di troppo, però si ricorre a diete molto spesso non molto corrette perché magari hanno un apporto troppo basso di calorie oppure sono diete iperproteiche, quindi che vanno a escludere quasi completamente i carboidrati. Oppure in altri casi si fa delle diete un po' fai da te senza un piano alimentare ben definito. Quindi fatemi sapere qua nei commenti quali diete seguite, avete seguito, se vi hanno portato beneficio, se siete riusciti a perdere i chili che avevate bisogno appunto di smaltire. Primo consiglio: eliminare completamente i carboidrati semplici e i carboidrati raffinati. Partiamo dai carboidrati semplici. Quali sono? Sono essenzialmente gli zuccheri. Perché vanno eliminati? Perché sono molecole che vengono assimilate molto rapidamente dalle cellule del nostro organismo, andando a indurre un repentino aumento della glicemia con un successivo, altrettanto rapido rilascio di insulina. A lungo andare, se noi assumiamo in modo cronico troppi, troppi zuccheri ogni giorno, le cellule del nostro organismo sviluppano quella che viene chiamata insulinoresistenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che le cellule non risponderanno più all'effetto dell'insulina, quindi che il cui effetto è quello di andare a riportare nei valori normali la concentrazione di glucosio nel sangue. Quindi, cosa succederà? Succederà che avremo più rischio di sviluppare tutte quelle che noi chiamiamo tutte quelle patologie che rientrano nella cosiddetta sindrome metabolica, come ad esempio il diabete di tipo 2, come ad esempio sovrappeso, obesità. Inoltre, il nostro corpo sarà sempre in uno stato infiammatorio cronico e inoltre ci sono molti studi scientifici che correlano l'eccessivo consumo di zuccheri con lo sviluppo di alcuni tipi di tumori. Quindi è bene andare a escludere completamente lo zucchero dalla nostra alimentazione. Posso capire che per molte persone potrebbe essere difficile eliminarlo perché comunque lo zucchero è piacevole e crea anche dipendenza. Come possiamo fare? Essenzialmente possiamo partire dai piccoli gesti, quindi iniziamo magari a togliere lo zucchero dal caffè, dal tè, dalle tisane. Eliminiamo le bibite gassate, i succhi di frutta che sono sovraccaricati di zucchero, eliminiamo magari il cioccolatino che accompagniamo col caffè piuttosto che il dolcetto che siamo soliti mangiare dopo i pasti. Inoltre consideriamo anche che tutti quei prodotti, industriali come i biscotti, le merendine, i cioccolatini sono davvero, hanno un elevato contenuto di zuccheri. Quindi un consiglio che vi voglio dare è quello di quando andate a fare la spesa, andate al supermercato, guardate sempre l'etichetta alimentare perché ci sono molti prodotti che non pensereste mai che contengano zucchero e invece lo contengono e ci sono biscotti che vedrete hanno un contenuto di zucchero davvero spaventoso. Quindi vi invito davvero caldamente a controllare sempre le etichette alimentari prima di mettere qualcosa nel carrello. Secondo tipo di carboidrato che invece va eliminato sono tutti i cereali e le farine raffinate, in quanto diciamo che anche questi inducono un repentino innalzamento della glicemia. Inoltre, nei cereali e nelle farine raffinate viene eliminata tutta la parte delle fibre che generalmente aiutano un po' a riequilibrare il picco glicemico. Quindi eliminiamo anche questi, quindi in alternativa utilizziamo cereali e farine integrali, che sono anche una buona fonte di fibre e non possono mancare nella nostra alimentazione, quindi accompagniamo sempre i nostri piatti con una buona dose di carboidrati. Come ho già detto nel mio scorso video, ovviamente non dovete eccedere col consumo di carboidrati, la quantità andrà sempre adattata al fabbisogno di un individuo, quindi in base a tanti fattori: età, attività fisica, stile di vita, eccetera. Secondo consiglio, mangiate tutte le classi di macronutrienti, quindi ogni vostro pasto dovrà essere un pasto completo. Non abbiate paura ad assumere i grassi, non abbiate paura ad assumere le proteine e ovviamente anche una buona dose di vitamine e di sali minerali che prenderemo dalle verdure. Quindi un vostro piatto dovrà essere composto da una buona parte di verdure, in questo caso avete via libera. Potete mangiarne anche in grande quantità, magari non eccessiva perché ad alcuni individui potrebbe gonfiare,
Comunque vi invito a cambiare, comunque a variare il tipo di verdure che andate a utilizzare, non mangiate sempre le stesse, prediligete quelle di stagione e provate a cucinarle in diversi modi, quindi provate la cottura al vapore, al forno, alla piastra, vedrete che anche il sapore della stessa verdura potrà cambiare. Proteine estremamente importanti perché sono in grado di mantenere la nostra massa muscolare. Inoltre, molti studi hanno sottolineato una correlazione tra un buon consumo di proteine con anche l'accelerazione del metabolismo e anche con la facilitazione della perdita di peso. Quali sono però le proteine che dobbiamo andare a prediligere? Allora, per quanto riguarda le fonti animali, innanzitutto la carne. Carne, prevalentemente assumete carne bianca, come ad esempio il pollo, il tacchino, che sono carni più magre, mentre cercate di evitare la carne rossa. Carne rossa, se proprio non riuscite a evitarla, massimo una volta a settimana. Il pesce, ottima fonte di proteine e anche di grassi omega 3. Per quanto riguarda il pesce potete consumarlo benissimo più di 4 volte alla settimana, magari prestando attenzione ad alcuni tipi di pesce, come i pesci magari troppo grassi come il salmone. Sono grassi buoni, quindi si può assolutamente assumere, magari assumiamolo una volta solo alla settimana. E inoltre, altro appunto che voglio farvi è sui pesci di grossa taglia, come per esempio il tonno. Anche questo limitiamo il consumo una volta alla settimana perché questi pesci grandi tendono ad accumulare molto mercurio che purtroppo è presente nelle acque, nelle nostre acque, quindi limitiamo anche in questo caso il consumo a una volta alla settimana, può andare bene. Infine i lipidi. Allora, ci sono molte diete che sono a basso contenuto di grassi, in realtà non sono salutari perché i grassi sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro corpo, in quanto servono per andare a sintetizzare le membrane cellulari che sono composte prevalentemente da lipidi. E inoltre servono anche per la sintesi di numerosi ormoni che sono importanti per il corretto funzionamento dei nostri organi. Quindi non dobbiamo eliminare i grassi, ovviamente non dobbiamo farne un abuso, ma un piccolo apporto di grassi giornaliero è ovviamente consigliato. Dobbiamo andare a scegliere i grassi buoni, quindi olio extravergine d'oliva, avocado, olio di cocco per esempio, oppure possiamo utilizzare la frutta secca. Frutta secca o anche i burri di frutta secca, quindi possiamo anche utilizzarli come spuntino. Terzo consiglio, muovetevi, fate attività fisica. L'attività fisica è importantissima, accelera il metabolismo e fa bene essenzialmente a qualsiasi tessuto e organo del nostro corpo. Quindi praticate attività fisica almeno 3 volte alla settimana, un'oretta, non di più, cioè potete fare anche di più, ma un'oretta è comunque sufficiente. Non limitatevi solo all'allenamento cardio, perché magari tanti pensano che facendo allenamenti cardio si bruciano più calorie e si va a dimagrire di più e più velocemente. In realtà non è vero, usate i pesi, fate allenamenti anche di forza, caricate, ovviamente anche il carico del peso dipenderà da individuo a individuo, dipenderà dalla fisicità, da eventuali anche problemi fisici che una persona ha, quindi rivolgetevi sempre, soprattutto se siete alle prime armi, ai professionisti del settore che vi faranno un piano di allenamento su misura per voi. Quindi non fate da soli perché rischiate solo, soprattutto se utilizzate dei pesi, di strapparvi o comunque di infortunarvi. Questi sono i 3 consigli principali che dovrete iniziare ad adottare per sbloccare un po' di più il vostro metabolismo e perdere peso. Prima di concludere voglio darvi altri piccoli consigli che vi possono aiutare a magari sentire meno il senso d'appetito. Primo consiglio è bere un bicchierone d'acqua prima di ogni pasto, questo vi aumenterà il senso di sazietà, quindi sarete portati anche a magari mangiare meno, stuzzicare meno durante il pasto e anche successivamente al pasto. Invece l'acqua durante il pasto è meglio limitarla a massimo un bicchiere, perché in questo modo andiamo a favorire la digestione. Consiglio numero 2. Abbiate una buona qualità del sonno, quindi dormite dalle 6 alle 8 ore per notte e in modo corretto, quindi i risvegli continui non vanno bene, perché infatti è stato osservato come persone che hanno una pessima qualità del sonno tendono maggiormente ad accumulare peso e soprattutto ad accumulare tessuto adiposo a livello della zona addominale.
Terzo e ultimo consiglio è masticare lento durante il pasto. Ricordatevi che la digestione inizia a livello della bocca, quindi punto numero uno, in questo modo faciliterete la digestione. Punto numero due, vedrete che masticando più lentamente avrete un minor senso di fame e sarete più sazi alla fine del vostro pasto. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato molto utile. Se è così, mettetemi un mi piace, lasciatemi un commento e iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!